Il metodo Fenoglio, seconda puntata. Pietro sconvolto da una sparatoria a Bari. La violenza che sta sconvolgendo Bari ormai da un po' di tempo sembra non fermarsi. Infatti, Pietro Fenoglio rimane sconvolto quando arriva la notizia di una forte sparatoria nel centro città. A scontrarsi sono state due bande criminali, ma sono finite coinvolte delle vittime civili che passavano semplicemente per la strada. Il fatto che siano stati coinvolti degli innocenti per puro caso sconvolge gli investigatori, mentre si scopre che a scontrarsi erano ancora una volta i clan di Lopez e Grimaldi. L'appuntato Pellecchia dimostra di essere fondamentale per le indagini, mentre il maresciallo del nucleo operativo capisce quale sia la chiave per risolvere il problema. Bisogna capire perché due clan che prima erano alleati, Grimaldi e Lopez, abbiano iniziato a scontrarsi così ferocemente. Proprio poco dopo lo shock della sparatoria, il team di Fenoglio trova un'altra vittima innocente senza vita. Quest'altro corpo sconvolge profondamente tutti che, a questo punto, non vogliono niente altro che fare giustizia. Fenoglio invita tutti a non essere scossi ma a riprendere in mano le redini dell'indagine per capire che cosa sia successo e chi sia il responsabile. L'appuntato Pellecchia e il PM D'Angelo, proprio nel bel mezzo dell'indagine, si ritrovano a fare i conti con alcuni fantasmi che tornano dal passato. Per i due quindi gestire il lato emotivo diventa sempre più difficile, ma entrambi non vogliono altro che raggiungere la verità. Intanto, con i pochi indizi a disposizione, scatta una caccia all'uomo imponente che riguarda tutta Bari e non solo. Questa volta Fenoglio spera di essere davvero vicino alla soluzione del problema che sta insanguinando la città. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi qual è la chiave per risolvere questo giallo e vi sta piacendo la fiction? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.